Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi un po' di quello che è la mia vita, no? Da quando sono nata fino ad oggi. Allora, facciamo una linea del tempo. Come si faceva quando andavo alle elementari? Sono tante le cose da scrivere, non sono poche. Facciamo una. Ok, magari qua i tre. Ok. Io sono nata, adesso lo scriverò, 11 ottobre 1999. Questa è la prima data importante della mia vita. Diciamo che fino a quando non ho date importanti, quando ero piccolissima, sono venute dopo. Ora facciamo che più o meno un anno è di 1 centimetro. Quindi quando ho fatto un anno, quando ho fatto 2 anni, quando ho fatto 3 anni, quando ho fatto 4 anni, quando ho fatto 5 anni. Allora, diciamo che a 3 anni ho cominciato a scuola materna. Non mi ricordo bene che giorno, comunque era settembre. Del 2002, non 2003, ho cominciato la materna, che adesso non so come si chiama, non si chiama più materna. Quindi questo è. Poi all'età di 5 anni, 5 anni un po', diciamo. 5 anni e qualche mese, 3-4 mesi, facciamo così. A gennaio è morta la mia bisnonna, l'unica bisnonna che io abbia mai conosciuto, quindi. Ok. A gennaio dello stesso anno io ho cominciato ad andare alla. Prometto che quando è morta, lei è morta ai primi di gennaio perché io ero ancora in montagna. Ho cominciato ad andare alla scuola elementare. Che è stato un vero e proprio calvario, sia per me che per i miei genitori, perché venivo maltrattata dalle maestre, diciamo così. Quindi 6 anni, 7 anni, 8 anni, 9 anni e 10 anni. Allora, mi sono dimenticata di segnare una cosa perché io nel 2006 ho cominciato a guardare la mia più grande passione, il calcio. Di questo me lo ricordo perché nei mondiali mi innamorai praticamente di Del Piero. Quindi a 10 anni ho finito la scuola elementare, mettiamola così, ok? E sempre a 10 anni mi hanno regalato il cane, quindi questo è il giorno del mio. Vedete, sono 10 anni, quindi faccio una freccia in giù. 11, 10, 2009. Mi sono dimenticata di mettere una cosa nel 2008. Arrivo. Di Franchi. Mi sono dimenticata di mettere una cosa nel 2008, perché nel 2008 mi regalarono il mio primo iPod, che per me è una cosa abbastanza importante perché è un oggetto al quale sono molto legata. Per Natale. Primo iPod perché io comunque ne ho due. Nel 2008 invece. Scusate, nel 2007 mi sono sbagliata. Nel 2007, Natale 2007, mi regalarono il Nintendo DS Lite. Ok, dopodiché andiamo avanti.
fino a fino al 2012. Ah, una cosa, nel 2003, adesso piano piano le compro tutte, nasce mio nipote. 15/5/2003. Nel 2005 l'ho messo nel 2004, però vabbè, dettagli. Cioè, in realtà va bene così. sì, va bene così. Va bene così perché comunque inizia nel 99, quindi ok, io ho 4 anni. Quindi dopo 2 anni, sempre nel 2006... settembre del 2006 o del 2005? Del 2005, infatti, avevo messo bene. Sì, avevo messo bene. Ecco, nasce mio nipote Simone. Nel 2009, no, nel 2011 nasce l'altra, quindi allora andiamo avanti di 2 anni. E io comunque nel 2010 comincio la scuola media. A settembre. Ok, scusate un po' il casino, sono un po' un casinista io. Ok, 2011-2012, non mi ricordo se il 12 o il 22 maggio, potrei controllare la data. No, vabbè, facciamo così, aspettate. Sì, il 12 maggio. Cresima. Ora non mi ricordo quando ho fatto la comunione, però comunque era intorno al 2008-2009. 2013, un anno abbastanza importante perché sono successi due avvenimenti importanti per quanto mi riguarda. Ho avuto il mio primo fidanzatino, ed era agosto, quindi agosto 2013, primo amore, diciamo così, tra virgolette. E poi un mese dopo ho iniziato le scuole superiori. A settembre, 9/13, inizio superiori. Poi dopo è successo il 2014. Sempre agosto 2014, sono stata morsa da un cane, che non è il mio. 8/08, vabbè, 14, morso, cane, facciamo, aspettate, tanto nel 2014 ci sono tante cose da raccontare, è un episodio che comunque ho già raccontato, e
grazie, mi collego sempre a questo morso che ho avuto, io sono diventata vegetariana. Ok. Poi c'è il 2015 che non c'è stato. Non c'è stato niente di che. 2016. Sì, aspetta, ci sarebbe. Ah, il 2014 comunque a maggio. Adesso non mi ricordo che giorno era. Mi lascio col mio primo fidanzatino. Quindi posso farlo qua. Fine maggio 2014. Nel 2016, a luglio del 2016, io mi rimetto con questa persona. Ok. Sempre, non a luglio, ma a gennaio di quell'anno io comunque mi ero messa con un altro ragazzo che è durata pochissimo. Sto scrivendo abbreviato, eh? Dopodiché, dal 2016, 2017 e 2018, che sono stati forse i 2 anni più cupi della mia vita fino ad ora, perché in quei due anni lì io ho vissuto una sorta di depressione. Perché mi sono voluta isolare da tutto e da tutti, perché stavo frequentando delle amicizie poco belle. E per fortuna, prima che mi portassero in una brutta strada, io me ne sono riuscita a scappare. Però, col fatto che mi ero lasciata da poco con il mio primo amore, nel senso, dopo che mi ero fidanzata, ed era stata una cosa abbastanza dura per me lasciarmi con lui, in più ho perso anche quasi tutte le amicizie che avevo, sono stata 2 anni praticamente da sola. Questo è il discorso. Sono stata 2 anni da sola perché non mi fidavo più di nessuno. Quindi alla fine ho fatto anche fatica a poi dopo riprendermi, però mi sono ripresa, ecco, diciamo così. 2019. Intanto nel 2018 mi diplomo anche, mettiamoci anche questo. Faccio un sacco di casini, c'è un sacco di roba da scrivere. 27 06 18 diploma. Poi sempre nella fine 2018 io comincio anche a lavorare. Novembre 2018 inizio lavoro. Ok, per il 2019 mi prendo un po' più di spazio perché comunque siamo solo nel 2020, quindi ecco. Allora, nel 2019 ci sono successe pari, scusate un attimo. Allora, eccoci qui, adesso riprendo. Allora, nel 2019 sono successe parecchie cose. Partiamo dal fatto che innanzitutto passo l'esame di teoria della patente, quindi è già stato. Ah no, partiamo dalla prima cosa che è successo è che il 27 giugno del 2019. Quindi mettiamo la metà, morte di mio nonno. Da parte di mamma, quelli paterni non li ho mai conosciuti.
Pochi giorni dopo io passo l'esame di teoria. Di scuola guida, facendo solo un errore. Poi metto, poi dopo, verso la fine di settembre, inizio di ottobre, fine di settembre, la cosa che la metto abbastanza in alto perché è una cosa molto importante per me. 17 09 19, io mi sono fidanzata con il mio attuale ragazzo, quindi pochi giorni dopo io comincio a lavorare in cantina. Poi, direi che non è successo quasi più niente, cioè fine a parte che ho finito pochi giorni dopo, ho finito ovviamente di lavorare in cantina. Ma non è successo più niente, nel senso nel 2020, fino al 2019-2020 non è successo, non sono successe cose importanti che mi va di parlarne, ecco. Ci sono delle cose che non mi va di parlarne. E questo è, allora, nel mio disordine vi ho raccontato cosa è successo, diciamo, di importante nella mia vita, ok? Anche se per voi magari non sono cose importanti, per me lo sono. Ciao a tutti! Allora, onde evitare che gente viene a scrivere cavolate, io ho ammesso che ho passato la notte in cui ho passato l'esame di pratica. Perché 9 giorni prima era morto mio nonno, quindi nonostante la batosta ho voluto far presente che nonostante le batoste mi rialzo sempre e quando voglio riuscire in qualcosa ci riesco. Questo è il motivo, quindi prima che voi. Poi per me, voglio dire, gli esami non sono importanti, però quello lì è stato particolarmente importante per questo motivo.